Oh, ci siamo, terzo giorno consecutivo di Bari in quarantena. Ora aspettiamo anche Luca. E possiamo iniziare la lezione di oggi che riguarda un argomento molto scottante, che è il proibizionismo. Un'epoca molto particolare su cui ci sono leggende, storie. Chi più ne ha più ne metta. Aspettiamo anche Luca. Ecco qui, mi è arrivata la richiesta. Intanto tutti quanti quelli che si collegano ci fanno un saluto. Ciao, 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 sono un bel po' di partecipanti in attesa di Luca. Vediamo cosa ci dice. Luca? Uè, mi senti? Ok. Sì, ti sento perfettamente. Ottimo. Come stai? Bene, bene, tu? Tutto a posto, ma vedo che sei abbastanza scavigliato oggi ormai. A voglia. Da qua mica quanti ne ho. Sono riuscito a dare una ripulita. Hai fatto bene. Io Sì. finisce che mi faccio da boccia da qui a poco. Ma sai che ho visto tanti che lo stanno facendo. Sì. Bisogna trovare una soluzione in qualche modo. Io ho messo il rasoio in mano alla mia fidanzata e ho detto, dai, proviamo a tagliare tutto questo. Cioè, non ti nego che qualche piccolo imperfezione c'è, cioè, tipo qua un piccolo buchino, ma non lo diciamo a nessuno. Vabbè, tanto bisogna stare a casa, non si vede. Infatti, abbiamo fatto già abbastanza, ma già Sì. troppo, non posso Sì, lamentare. infatti. Allora, io oggi stacco un attimo il telefono dalla carica e provo a mettere le cuffie, stavolta non quelle wireless, ma quelle vecchie a scuola, quelle col cavo. Ok. E vediamo se magari alla fine si sentirà un po' meglio. Intanto vorrei vedere un saluto a tutte le persone che sono connesse. Vedo un po' di mani alzate, ma ne vorrei sempre di più. Dai ragazzi, fate un Vediamo saluto, così iniziamo. quanta gente abbiamo. Intanto Luca, dammi un feedback anche tu, come mi senti? Dai, parla un po'. Mi senti? Sì, ti sento bene. Mi senti meglio di prima o uguale? No, ti sento un po' meglio. Ok, perfetto. Se anche gli altri ragazzi magari ci fanno sapere se ci sentono bene, sia me che Luca. Iniziamo con l'argomento di oggi che abbiamo detto essere il proibizionismo. Prima che ti collegassi, dicevo che è un periodo storico molto particolare, sicuramente, e ci sono tante Sì. storie, quelle vere, quelle false, tante leggende che girano intorno a quest'epoca. E oggi andiamo a vedere un po' quelle più attendibili, quelle meno attendibili, e un po' tutto quanto. Eh sì, esatto, sarà una carrellata un po' veloce visto che è un periodo storico breve, diciamo, sono stati 14 anni. 14 anni però in cui si è abbastanza rivoluzionato il mondo del bar, da un certo Sì, punto di è vista, cambiato vero? tanto in questi 14 anni, quindi adesso vedremo un po' che cosa è successo e che cosa non è successo, come è nato tutto e Benissimo. come si è evoluto. Ok, quindi parlando di proibizionismo, miglioro un po' la camera. Intanto dicevi che sono 14 anni che possiamo già vedere che vanno dal 1919 al 1933. Sì, in realtà i 14 anni non sono 14 anni effettivi, ma va chiarita un po' questa cosa, perché il 1919 è l'anno in cui è stato emanato il Volstead Act, che poi è entrato in vigore Ok. nell'anno dopo, nel 1920. Ok. Quindi ufficialmente il proibizionismo inizia alla mezzanotte del 17 gennaio del 1920. Ok, quindi non nel Solo che... 19, ma nel 20. Sì, nel 1920, esatto. Solo che nel momento in cui il proibizionismo è entrato in vigore c'erano già norme proibizionistiche in atto in diversi stati, in 9 stati americani. Ok, per chi magari non l'avesse mai sentito, spieghiamo che cos'è questo proibizionismo, proprio in termini semplici. Il proibizionismo altro non è che un emendamento della Costituzione americana, il 18° emendamento in particolare, che vieta la produzione, il consumo, la produzione, la vendita, l'importazione, l'esportazione e il consumo di bevande alcoliche in tutto il territorio degli Stati Uniti d'America. Ok. Ok, perfetto. Ok. Ora, Quindi bandivano l'alcol. esatto, bandivano l'alcol, sia la produzione, vendita e consumo, tutta la filiera, dal produttore al consumatore. Ora, il testo originale non parla proprio di alcol, parla di Ah. intoxicating liquors. Ok, quindi Non liquori intossicanti. viene data una definizione esatta di intoxicating liquors. L'utilizzo cosa proibire e cosa non proibire poi veniva deciso dai singoli stati americani, anche le sanzioni da applicare. Però queste misure si sono convertite in una sorta di ban verso qualsiasi tipo di bevanda alcolica. Quindi non erano proibite all'inizio tutte quante, ma poi lo sono diventate. Sì, poi lo sono diventate in corso d'opera. Ok.
Tanto ci fanno anche qualche complimento, l'unica diretta con contenuti interessanti, ho letto un messaggio del genere. Luca, complimenti per i capelli, meglio d'Antonio. Grazie mille. A posto. Cercavo Dai, di dai. dare una sistemata al meno peggio. Sì, intanto ragazzi, noi vogliamo sempre sentire sia qualche domanda, se ne avete, cioè facciamo queste cose in live e non registrate proprio per interagire, quindi se avete domande fatele tranquillamente. E poi sempre per sentire anche un po' il vostro valore, per non sentirci soli. Iniziamo Esattamente. in maniera vera e propria. Iniziamo. La prima slide è questa faccia qui, questo occhietto un po' strabico, che è il senatore Andrew Volstead, un membro di un politico statunitense, un membro del Partito Repubblicano. Lui è stato il promotore del Volstead Act, quello che poi il cui testo andrà poi a finire del 18° emendamento di cui parlavo prima. E lui, oltre ad essere quello che ha steso, quello che ha praticamente scritto il Volstead Act, era anche un membro delle Anti-Salon League, le leghe antisaloni. Queste Anti-Salon League, che nessuno conosce perché si parla di proibizionismo, ma non si parla mai di questo movimento che è nato prima, altro non è che un movimento pre-proibizionistico, una sorta di associazione. Associazione che aveva alle spalle sia la Chiesa sia le associazioni femministe che cercavano di limitare a impedire il consumo di bevande alcoliche. Ovviamente perché se ne faceva Se abuso ne di faceva conseguenza. abuso e quindi la Chiesa diceva che il consumo di bevande alcoliche portava l'uomo verso la strada della perdizione. Quindi, vietando le bevande alcoliche, secondo gli uomini di chiesa, l'uomo sarebbe tornato sulla retta via. Mentre le femministe erano a favore di queste misure proibizionistiche perché molto spesso si registravano casi di violenza domestica. Quindi il motto delle donne che facevano parte delle Anti-Salon League era Lips that touch liquor will not touch mine, cioè le labbra che si attaccano, che toccano il liquore non toccheranno le mie. Ah, pensa un po', quindi molto Sì, drastico. erano misure molto drastiche per l'epoca. E lo Ripeti il stesso nome del movimento, per favore. era Anti-Salon League, questo movimento, e Leganti Salun. lo slogan della femminista era Lips that touch liquor will not touch mine. Quindi non si permetteva nemmeno un consumo moderato, era proprio zero. Era proprio zero, esatto. Perfetto. Tu pensa che Andrew Volstead, quando nel momento in cui entrò in vigore l'emendamento, dichiarò che la sua dichiarazione fu: i quartieri umili presto apparteranno al passato, le prigioni riformatorie resteranno vuoti, tutti gli uomini cammineranno di nuovo eretti, tutte le donne sorrideranno e tutti i bambini rideranno, le porte dell'inferno si sono chiuse per sempre. Come se Quindi appunto vietare l'alcol per loro era la soluzione a qualsiasi problema, quando poi in proprio realtà non è stato così. la bevanda del demonio, in poche parole. Sì, esatto. La cosa curiosa è che io, che fino a 2 anni fa ho vissuto in America, ci sono ancora questi stralci di proibizionismo. Tu li vedi in giro, cioè tu Ah, banalmente sì? non puoi camminare per strada con una bottiglia di birra. Ah, sì? Sì, loro camminano con la fiaschetta perché appunto non puoi girare con una bottiglia, non si può vedere che cosa è dentro la bottiglia. No, Ma è una legge o è soltanto un no, uso? per legge. Pensa Se un tu po'. giri in macchina con una bottiglia aperta, c'è l'arresto, Addirittura. indipendentemente dal fatto che tu l'abbia bevuto o Mamma mia. no. Sì, no. Sono Vabbè. appunto gli strascichi del proibizionismo che si portano dietro. È una società un po' bigotta sotto questo punto di vista, secondo me. Vabbè, abbastanza, insomma, perché magari le sto soltanto trasportando da una parte all'altra. No, certo, perché la bottiglia di birra no, però poi la pistola sì, quindi capisci che è un Infatti, po' un controsenso. beh, abbastanza. Una domanda che volevo farti: comunque siamo nel 1900, quindi già abbastanza recente come storia, non è proprio un trapassato remoto. La qualità dell'alcol prima di questo periodo, insomma, del proibizionismo, com'era? Discreta, malvagia? Come? Infatti, ti rispondo con un'altra domanda, anche se non si fa. Secondo te perché nella miscelazione classica si aggiunge zucchero e Per un motivo molto semplice, per diluire, no? lime? Per andare a No, mascherare un po' il sapore. perché l'alcol faceva schifo e quindi aggiungevano zucchero e lime per renderlo bevibile. Benissimo, quindi sì, mi hai abbastanza risposto. Per andare a mascherare il sapore, di conseguenza, sì, si poteva un po' modificare tutto. Esatto, Allora, esattamente.
Quindi Andrew Volstead è praticamente colui che ha fatto scaturire il tutto con l'Anti-Saloon League. Sì. Leggo qui che è attiva ancora oggi. Sì, l'Anti-Saloon League hanno cambiato nome, ma sono attive ancora oggi. Prendono il nome di American Council on Alcohol Problems. Come, scusami? American Council on Alcohol Problems. Sarebbe la società degli Ok. alcolisti anonimi, praticamente. Ok, perfetto. Sì, che è stata fondata nel 1893 in Ohio e che continua ad esistere. Ah, quindi ovviamente anche questo è uno strascico che ci portiamo dietro. Leggo qui un Sì. commento. Vero che il proibizionismo era in America, ma ricordiamo che nella storia è stato in uso pagare operai con alcol creando dei problemi di alcolismo. Sì, questo qui ad esempio anche Sì. nell'epoca del Gin Lane, giusto? Sì, questo succedeva principalmente in Inghilterra durante gli anni della Gin Craze, però succedeva 150 anni prima del proibizionismo circa. Sì, quindi diciamo che l'alcol è sempre stato un po' un male comune, ma ovviamente sappiamo, magari oggi si è arrivato al punto di fare un uso responsabile, magari in passato non era così. No, in passato c'è stato parecchio abuso. In Ok, alcuni benissimo. casi c'è ancora oggi. Sì, Vabbè, certamente, purtroppo però. l'erba cattiva non muore mai. Esatto, comunque oggi c'è un po' più di consapevolezza, quindi cerchiamo di non ricadere negli stessi errori. Ovviamente. Tra l'altro, Bottega degli Spiriti che sta commentando in questo momento. Ho condiviso una storia proprio ieri. Hanno messo su un'idea molto bella. Sì. Loro sono uno shop online di alcolici. Ogni 10 euro di ordine devolvono 1 euro alla terapia intensiva di Bergamo, visti tutti i problemi che sta avendo la città di Bergamo. Quindi, Ottimo, bella se iniziativa. avete bisogno di alcol, se volete fare un ordine da loro, sappiate che farete anche una buona azione. Ottimo, no, una bella cosa comunque. Almeno Sì, di solito credo che visto chi il compra periodo. l'alcol in questo periodo è per festeggiare a casa, no? Diciamo Sì, che magari infatti. un brindisi lo facciamo anche a queste persone qui in questo modo. È una bella iniziativa, mi fa molto piacere pubblicizzarla anche tramite questo mezzo. Allora, tornando a noi Ok, invece. quindi come dicevo prima, le Anti-Saloon League hanno lavorato prima dell'entrata in vigore del Volstead Act e quindi in 9 stati c'erano già in atto misure proibizionistiche. Erano, per citarne alcuni, Ohio, Illinois, Michigan e Minnesota. Ok, perfetto, quindi state un po' più conservatori. Sì, esatto. Anche Andrew Volstead era politicamente apparteneva al Partito Repubblicano, quindi era conservatore anche lui. Ok, difatti, giustamente, poi ne è scaturito tutto quello che stiamo vedendo. Esatto. Invece qui leggo del 18° emendamento, nel Sì, 1919. ne parlavo, come ho detto prima, il 18° emendamento è quello che sancisce il proibizionismo. Emanato il 28 ottobre nel 1800, 1919, è entrato in vigore alla mezzanotte del 17 gennaio del 1920. E il testo dice che a partire da un anno dopo la ratifica del presente articolo e per effetto dello stesso, sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto a scopo di consumo di bevande alcoliche, nonché l'esportazione delle medesime da e per gli Stati Uniti e tutti i territori soggetti alla loro sovranità. Ok, perfetto. Quindi blocca tutto. Tipo Conte. Sì. Ha Esattamente, bloccato sì. tutto. Ok, questo qua è quello che ci dicevi prima. Il testo originale parla di intoxicating liquors, senza Sì. però dare una definizione chiara di queste bevande e lasciando ai singoli stati il potere di decidere restrizioni e sanzioni. Ok, che poi abbiamo visto, insomma, sono andate a Sì, quello sfociare è. nel blocco totale di tutto il tipo di Esatto, alcol. quella è la pagina della Costituzione americana relativa al 18° emendamento. Che ancora oggi, credo sia, cioè, nel senso ancora oggi c'è nella Costituzione o. C'è ancora oggi perché poi tutti gli emendamenti comunque rimangono, anche se vengono abrogati. In particolare questo qui è stato abrogato dal 21° emendamento emesso poi nel 1933. Questo è un timbro per approvare o per dire che non è più valido, visto che vedo qui No, sopra. quello era il timbro di approvazione. Ok, perfetto. Allora. In questo periodo, quindi, ovviamente, quando qualcosa diventa illegale, come tutti sappiamo, quando qualcosa è illegale,
l'uomo cerca sempre un modo alternativo per arrivare Esattamente. a, per arrivare, insomma, a quello che vuole. E tutte quante le leggende parlano di malavitosi che hanno fatto veri e propri soldi, veri e propri, hanno aperto veri e propri saloon, malavitosi, appunto. Sì, non sono leggende, Ovviamente. ovviamente, perché sono gli anni in cui si sviluppa la criminalità, in questi anni nascono i gangsters, Ok. quindi gente che si è arricchita vendendo alcolici, producendo illegalmente e vendendo. Nascono i bootlegger non sono altro che i contrabbandieri. Quindi gente che attraversava il confine carichi di alcol in modo tale da prenderlo. Da portarlo poi nei posti dove era prodotto. Nascono gli speakeasy, che sono dei bar illegali. Nascono alcuni prodotti anche come il moonshine, se non sbaglio. Nasce il moonshine, sì. Il moonshine in realtà esisteva anche prima. Esatto. Ok, quindi qualche anno prima. Don Sì, Beachcomber, tra loro, ovviamente anche, esatto. sì, il padre fondatore del Tiki, Sì, di quello che poi Don Beach divenne il aveva Tiki. un passato da bootlegger anche lui. Esattamente. Ok, quindi da contrabbandiere, poi fa un bel percorso e arriva proprio a produrselo e a venderlo, giusto? Sì, la produzione casalinga di alcolici in realtà negli Stati Uniti c'era già da prima del proibizionismo. Ah, sì? Produzione clandestina, sì. Bottega degli Ok. Spiriti dice alcol venduto nei barattoli di marmellata. Il moonshine è venduto così, Esatto, è che è vero. prodotto da Junior Johnson. Junior Johnson è una figura particolare. Lui alla fine del 1902 nasce nel 29, quindi nasce in pieno proibizionismo. E alla fine del proibizionismo aveva solo 4 anni. Solo che cosa succede? Che durante questo proibizionismo, adesso non sto seguendo l'ordine delle slide, vado un po' a Sì, braccio vai in questo tranquillo. momento, sì. Durante il Ruota periodo del libera oggi. proibizionismo, sì, oggi sì. Tanto siamo praticamente a metà perché di slide ne ho fatte poche, le ho preparate stamattina. Questo è un collage della presentazione che ho durante i miei corsi. Tra l'altro, Ah. stavo organizzando la seconda edizione del mio corso e sto coronavirus mi ha bloccato. Ah, che ricordiamo come Sì. si chiama il tuo corso? Si chiama Spirits, alla scoperta Ok. dei distillati, sono delle degustazioni che organizzo nella città di Milano. Era una cosa molto carina, ho avuto modo di vederle tramite social network, ho sentito qualche Sì. feedback poi di chi ha partecipato, è una cosa molto carina. Bene, Allora, bene. ci parlavi del Quindi. moonshine. Stavo parlando di Junior Johnson in particolare. Che Sì. cosa succede? Che c'è gente che produce alcol illegalmente, c'è gente che lo commercia illegalmente, c'è bisogno di gente che trasporta illegalmente questo alcol. Certo. Quindi in questo periodo nasce la figura del pilota specializzato. Cioè ci sono persone che modificano le macchine in maniera tale da far andare più veloci per poter scappare ai controlli della polizia. Nel caso in cui per poter scappare i posti di blocco nel caso in cui le fermassero. Sembra un po' tipo GTA, come me lo Sì, una racconti. sorta di GTA. Tra Fantastico. l'altro, più questi piloti erano bravi, più erano spericolati, più venivano pagati. Quindi, Beh, durante immagino. questo periodo è nata. Sono diventate una sorta di rockstar questi piloti. Tant'è Pensa un po', pensa un che po'. poi, alla fine del proibizionismo, nel 1933, quando ormai non ce n'era più la necessità, hanno detto: mo che facciamo? Si sono riuniti in un bar e hanno fondato la NASCAR. Ah, le corse, Sì. quelle americane, ok. Sì, Quelle nella esatto. pista ovale dove Sì. iniziano a correre, sì. Dove macinano le macchine, fanno incidenti. Dove muore un pilota ogni stagione, più o meno. No, Sì, molto, molto figo, praticamente non lo sì. sapevo Quindi questa cosa. la NASCAR è stata fondata da ex piloti del proibizionismo, ex gente che portava in giro alcol illegalmente. Pensa un po'. Ascolta, un'altra cosa che è una leggenda che non ho mai saputo se fosse realtà vera o se era soltanto frutto di fantasia, è che un noto brand di alcolici prima facesse le bottiglie rotonde, le ha iniziate a fare quadrate durante durante il periodo del proibizionismo per far sì che negli scatoloni non sbattessero e non si rompevano. Sì, in realtà sono tante società hanno iniziato a fare le bottiglie quadrate per questo motivo. Perché nello scatolone Anche, stavano più ferme. sì, ma banalmente anche la Johnny Walker ha le bottiglie quadrate per questo motivo, Sì, senza vabbè, dover io. andare negli Stati Uniti, però. Ok, no, beh, io intendevo, beh, Jack Daniel, non so se è Sì, vera sì. la. Ok, Sì, perfetto. c'è questa leggenda che gira, non so se sia vero o no, però il motivo principalmente è questo, con le bottiglie quadrate ne trasporti di più perché le impigli meglio e rischi, c'hai meno probabilità di rottura.
Ah beh, certo, ha più un mattoncino, Sì. puoi giocare meglio a Tetris quando le metti in Sì, acqua. esatto. Ok, ci parlavi degli E spinisi, quindi che cosa stavo. sono? Sì, no, stavo parlando di Junior Johnson prima. Sì. Junior Johnson è il proprietario di una scuderia NASCAR oggi, è un signore di 80 anni passati, nasce nel 29, quindi lui alla fine del proibizionismo ha solo 4 anni, solo che famiglia di irlandesi, quindi producevano moonshine in casa. È Pensa un po'. stato arrestato all'età di 18 anni perché comunque anche alla fine del proibizionismo produrre alcol in casa era illegale, ed era un altro che andava in giro in macchina portando da una parte all'altra il suo liquore illegale. E lui poi dal 2016, se non sbaglio, produce il moonshine, che è questo bourbon distillato e venduto nelle bottiglie, venduto nei barattoli di marmellata, fatto con la ricetta originale della sua famiglia, vecchia di 6 generazioni, una cosa di queste. Quindi proprio realistica del Sì, vero sì. E proibizionismo. si chiama Ottimo. proprio moonshine. Ok, molto figo come cosa. Pirata di contrabbando specializzato riguarda un po' Hazard, sì. Con la Beh, sì. macchina... Hazard è la macchina arancione, o sbaglio? Sì, Il generale lì. il generale lì, Generale lì. esatto. Quello con la bandiera sul tetto. Sì. Ok, dicevo, scusami, durante poi questo periodo, appunto, quando abbiamo detto che qualcosa è illegale, si trovano tutti quanti i metodi per farla diventare illegale, cioè nel senso per farlo anche di contrabbando, e tutti questi alcolici che trasportavano, poi li trasportavano verso dei veri e propri locali di contrabbando che servivano soltanto a determinate persone, che appunto questi locali si Sì. Sì, chiamano esatto. speakeasy. Esattamente. Speakeasy che sono tornati di moda negli ultimi anni, tra l'altro, Molto, molto. erano dei bar appunto illegali, c'erano delle attività che facevano da copertina e poi tramite una parola d'ordine o qualcosa c'avevi una porta ben nascosta da qualche parte che ti permetteva di accedere al vero e proprio bar. Ok, quindi era un po' lo sgabuzzino segreto. Sì, praticamente sì. Adesso a New York, se non sbaglio, dovrebbe esserci ancora uno speakeasy originale degli anni 20, che Addirittura. per accedere devi entrare dentro un tombino, passare dentro le fogne, è una cosa strana. Non mi ricordo come si Fighissimo. chiama questo bar. Fighissimo. No, questo non te lo so dire nemmeno io. Io ne ho visto uno, vabbè, in Italia ce ne sono un paio famosi, c'è ovviamente il Jerry Thomas vicino a Roma, cioè a Roma, Sì. vicino dove mi trovo io, che è molto carino, anche lì hanno un po' il concetto della parola d'ordine, di andare sul loro sito web, rispondere a un po' di domande, ti danno la parola d'ordine per entrare, e poi a me questa cosa si è un po' persa nel tempo, in tutta franchezza. E poi c'è il 1930 a Milano, dove ho anche avuto la fortuna di lavorare e dove, insomma, Sì. dove tu sei stato spesso e Lo volentieri anche per l'amicizia con Flavio. conosco bene. Sì, sono degli amici. Ovviamente che il 1930 quest'anno è anche diventato 44esimo bar al mondo, quindi un bel prestigio. E nei prossimi giorni avremo anche Benjamin, che ci spiegherà, il bar manager del 1930, che ci spiegherà come ha portato quel locale a diventare poi 44esimo al mondo, quali sono state le caratteristiche fondamentali. Ah, bene, quando è che c'è Benji? Benjamin c'è, aspetta che te lo dico al volo, mi sembra il 27, ora ho paura che se... Tolgo, se apro il calendario si toglie la diretta. Comunque sì, mi Ah, sembra o il 27 o il va 28. bene, dai, poi me lo dici. Ah, E invece domani c'è Flavio, se non domani c'è sbaglio. Flavio. Domani c'è Flavio, domani c'è Flavio Angiolillo che ci parlerà un po' di marketing a livello di bar. Ah, bene. Ok, Allora torniamo agli domani ne ho un bel speakeasy. aperto. Comunque, gli speakeasy quindi sono questi bar segreti che nascono durante l'epoca del proibizionismo. Immaginate che nella sola città di New York, fino al 1919, c'erano 15.000 bar ufficiali. Nel 1920, quindi in pieno proibizionismo, c'erano 32.000 speakeasy, più del doppio. Mamma mia, Quindi pensa un po'. è stato un fenomeno diffusissimo, praticamente. Certo, ascolta, ma perché si chiamavano speakeasy? Perché ne ho sentito un po' di leggende. Speakeasy perché appunto per questa questione della parola d'ordine per poter entrare. La leggenda principale è questa qui. Okay. Io ne conoscevo un'altra di una certa Maria che quando i ragazzi cominciavano a fare molto rumore, il cliente diceva Speakeasy Boys, per dire parla piano, parlate piano, che insomma altrimenti ci scoprono. Non so magari se può essere, se l'hai mai sentita, se è Sì, ho proprio sentito ufficiale. anche questa, però mi sa che quella un pochino meno fondata. Vabbè, immagino, ovviamente. Sì. Sì, vabbè, Allora. poi di leggende ne nascono tantissime. Certo, specie su un periodo magari così carico a livello di importanza, ovviamente ognuno dice un po' la sua. E poi su
alla fine non è storia scritta, perché fondamentalmente tutto ciò che poteva succedere a livello di illegalità non poteva essere scritto da nessuna parte. Ovviamente. Allora, poi Basti questo pensare che Al proibizionismo. Capone è diventato, sì, stavo dicevo, Al Capone è diventato ricco durante il proibizionismo, ne ha combinate di ogni, da rapina in banca a contrabbando di alcolici, ed è stato arrestato alla fine del proibizionismo per non aver pagato le tasse su attività che poi aveva aperto per poter riciclare il denaro guadagnato legalmente. Quindi pensa tu Quindi, come stavamo messi. beh, non era neanche in grado però di mascherare, perché cazzo, stai riciclando il denaro, almeno paga le Sì. tasse. Cioè, proprio il massimo dell'illegalità. Mi tengo tutto per me. Comunque, dicevamo, poi il 5 dicembre 1933 il proibizionismo arriva alla fine. Finalmente il proibizionismo finisce. All'inizio il proibizionismo non è finito di colpo, nel senso che per un breve periodo fu consentito il consumo solamente di birra e di bevande a basso contenuto di alcol. Finché poi, dopo qualche anno, si ricominciò a bere anche qualsiasi tipo di distillato. Ok, perfetto, Ah, quindi si è passato c'è prima. anche Christopher collegato. Ciao, Christopher. Ciao. Lui è il proprietario Tanto. di Bartender Certified, una scuola di barman bartending vicino Milano, vicino Busto Arsizio. Ah, ok, ottimo. Allora, intanto qui stiamo vedendo delle immagini degli articoli di Sì, giornale della, appunto, riapertura dei articoli di bar. giornale della fine del proibizionismo. È stata una grande festa, c'era gente in strada ubriaca, tutti i bar pieni, quindi più o meno quello che Alla succederà adesso alla fine di questa fine della quarantena. quarantena, infatti, vedo qui i cartelli: We want beer, we want beer. Prohibition ended last. Sì. Posso immaginare che fantastica festa sia stata. Vabbè, Sì, dopo 14 anni a secco ci stava. certo. Poi a secco, insomma, ne hanno fatte di ogni, Sì. quindi non era proprio a secco. Ascolta, quanto ha influito questo periodo storico sulla miscelazione moderna? Ha influito molto sulla miscelazione moderna, perché sono gli anni in cui nasce la miscelazione classica, diciamo, e quindi un sacco di cocktail che noi beviamo oggi sono cocktail nati proprio in quell'epoca. Tutti, Ok, ad esempio. tu, ad esempio, c'è un ti faccio un esempio, in realtà è un falso storico: il Long Island Iced Tea. Si pensa Sì, sia c'è nato durante la il pre... C'è leggenda. la leggenda che sia nato durante il proibizionismo, in realtà è nato negli anni 60. Questo perché Ok. se... nel proibizionismo era praticamente impossibile trovare quattro distillati diversi, forse se eri fortunato ne trovavi uno. Infatti, vabbè, c'è la leggenda che insomma si mascherasse con la Coca-Cola per far Sì, sembrare sì. te, che bene o male abbiamo sentito un po' tutti, però ovviamente no, nasce un po' dopo, negli anni 60-70, nelle discoteche con lo scopo, non con l'obbligo, di ubriacarsi velocemente, perché appunto quattro Sì, distillati infatti. avevano quello come senso. Un bel rum da discoteca. Un'altra cosa carina, che magari sapevo riguardo il proibizionismo, che ha un po' modificato anche dei cocktail già precedentemente esistenti, è il caso dell'Aviation, che veniva preparato precedentemente con crème de violette. Poi, a causa del proibizionismo, la crème de violette è stata impossibile da trovare sia a livello di importazione sia a livello di produzione personale, perché comunque viene fatta con delle violette di montagna, e di conseguenza hanno iniziato a preparare l'Aviation senza crème de violette, cosa che ancora oggi viene riportata nella lista ufficiale IBA. Infatti, Sì, esatto. se andiamo a vedere l'Aviation lì, viene riportato senza crème de violette. Poi, grazie insomma a fonti storiche, siamo riusciti a trovare dei libri in cui si è trovata la ricetta originale, che era appunto con questo fantastico liquore che cambia totalmente il gusto Certo. e anche la percezione un po' del colore. Ma leggete i commenti, siamo lasciati andare un po' in chiacchiere. Allora, dove siamo Che hanno rimasti? Fatti commentato qui? sapere quando c'è Benjamin. Ok, lo facciamo sapere prima possibile. Un grande saluto, ciao ragazzi. Saluto, qualche risata e le stiamo leggendo, Le yam stiamo yeah, leggendo, infatti. Sto bevendo whisky, bravo. yeah. Grande, tra poco anche noi, io ho lo shot pronto. Eh Tu sì. caduto, lo sei preparato oggi? Oggi mi faccio uno shot di pisco. Grande! Cambiamo proprio continente. Sì, cambiamo. Ma io vado piano perché mi sono scordato di metterlo in frigo ieri. E così assoluto, proprio Che cos'hai? nemmeno freddo. Whisky anche oggi. Sono Ah, fedele. ok.
Giusto. Vabbè, salute. Salute. Ragazzi, saluto anche a voi. Quindi, Ok. tornando a noi, il Sì. proibizionismo quando entrò in vigore venne definito un nobile esperimento sociale. Appunto per le parole che avevo detto all'inizio di Volstead, che diceva che non ci saranno, che le carceri saranno vuote, non ci sarà più povertà. Utopiche. Sì. Che cos'è sto pri non è Prisco, non è Peppino Prisco l'avvocato, ma è Pisco intanto. Senza Ed la è R. un esatto, è un distillato d'uva tipico del Sud America. Un po' la grappa del Sud America, dai, mettiamola così, non è propriamente, ma all'incirca. Da Sì, vabbè. La grappa è fatta da vinacce vinaccia, esatto. mentre il pisco è fatto da uva. Quindi questo periodo storico è stato davvero molto combattuto da questo punto di vista. Roberto Randazzo dice produce con uvaggi autoctoni. Questa questione delle uva autoctone va un po' definita, in realtà, perché adesso cambiamo salto di palo in frasca. Giuda, rispondo un attimo a Roberto. Vai, vai, certo. La questione delle uve autoctone va definita, quindi, perché ci sono due versioni, quelle che le uve da vino fossero già presenti in Sud America. Però poi sembra che questa versione non sia attendibile. Quella più attendibile è che le uve furono portate dagli spagnoli, visto che non riuscivano a trasportare il vino che si rovinava durante il viaggio oceanico, decisero di portare proprio le viti e piantarle lì. Quindi in realtà Okay. non sono proprio uve autoctone, ma sono importate le viti sono state importate dalla Spagna. Che poi anche volendo, anche se fossero autoctone, devono essere state per forza depiantate poi con la filossera, o cioè per via della filossera con il vitigno No, americano. in realtà i vitigni del continente americano erano immuni alla filossera. Quindi tutto il continente, non soltanto dello Stato, giusto? Io, da quello che ho capito, era tutto il continente, poi magari mi sbaglio. Ok, sapevo dello Stato, però magari questa è una di quelle cose che approfondiremo, che ci fa molto Sì, piacere. infatti. Pensa un po'. Ascolta, durante Sì. il proibizionismo, ovviamente, abbiamo detto, nascono anche le prime forme di miscelazione, in quanto l'alcol già scadente in precedenza, in quel periodo diventava ancora più scadente. Ecco perché si inizia ad utilizzare molto zucchero, Sì, vero? esatto. E molta diluizione anche con acqua, spesso e volentieri. Sì. È il Visto che il caso. ghiaccio era difficile da reperire ai tempi, si utilizzava l'acqua. Ok, è più o meno, alcuni dicono, anche se poi sappiamo che è più o meno vero, più o meno non vero, alcune leggende che girano intorno a questa epoca dicono che drink come il Sazerac o l'Old Fashioned sono nati lì. Spieghiamo a tutti se è vero o non è vero. Sì, sono nati durante quegli anni, sono drink un po' particolari. Il Sazerac è nato un po' prima, anche l'Old Fashioned, se non sbaglio. Sono comunque stati rivisitati durante gli anni del proibizionismo. Certamente, questo appunto per via dei prodotti di bassissima qualità che Sì, c'erano. perché poi il Sazerac, immagina trovare l'assenzio durante il proibizionismo per farti il Sazerac. Diventa molto problematico. Sì. Diventa molto problematico. Dopo il proibizionismo, invece, storicamente parlato, cosa succede? Dal proibizionismo l'America ne esce devastata dal punto di vista economico. Sì. Sì, il tasso di disoccupazione raggiunse il 23%, per intenderci più alto della crisi del 2008, Mamma mia. E ben più alto della crisi del 2008, perché come mai? distrusse settori interi. Tu Ad esempio? immagina che c'erano stati come Kentucky e Tennessee che avevano un'economia basata sull'agricoltura, sulla coltivazione del mais, del gran turco, destinato alla produzione di bourbon. Nel momento in cui tu vieti il consumo di bevande alcoliche, le distillerie che ti producono alcolici chiudono, quindi chi produce la materia prima non ha più a chi venderla e quindi chiude anche lui di conseguenza. Ok. Blocchi l'economia di diversi stati. Soltanto Beh, certo, quindi. poche distillerie riuscirono a rimanere aperte durante quegli anni, che erano quelle che potevano produrre alcol per scopi medici, perché il whisky, il bourbon era un buon rimedio per la tosse.
Ah sì? Sì, se ci aggiungi il miele e una spremuta di limone è buono per la tosse, ogni tanto lo uso anch'io. Ah sì? Sì. Questa è un po' la storia anche del toddy, no? L'acqua calda, Sì, più o praticamente. meno è lo stesso rimedio. Ok, poi se andiamo ancora avanti nel tempo, storicamente parlando, quali sono i periodi un po' più influenti? Come magari ha influito così tanto il proibizionismo? Ci sono stati altri periodi così significativi nel corso del tempo? Un altro periodo molto significativo negli Stati Uniti è quello, gli anni 70-80, quello in cui si sviluppa l'American Bar, gli anni dei TGI Fridays, dove nasce il flair, per Quello che abbiamo intenderci. raccontato nei scorsi giorni anche con Mattia. Sì, non l'ho seguita tutta la diretta con Mattia, però sì, per quel po' che ho seguito sì. Sì, anche perché abbiamo parlato dopo 2 ore, quindi sono stati davvero pochi che l'hanno seguita tutta. C'era una bella media molto alta, ma sono convinto che fossero persone che si intercambiavano, Ah, perché davvero ok. era molto, molto lunga. Comunque sì, nei anni sì, 80, intorno agli anni 80 nasce il flair e quindi viene totalmente di nuovo cambiato il mondo del bar. Sì, Però da lì esatto. non si va incontro a una miglioria, ma si va incontro un po' a una crisi, se non sbaglio, dal punto di vista della miscelazione. Sì, tutta l'American Bar manda in crisi quella che è tutta la miscelazione classica, perché si va verso drink fatti velocemente con due o tre ingredienti al massimo, soprattutto long Ok. drinks, quindi in pratica la miscelazione degli anni 90-2000 che conosciamo noi Esattamente. tutta figlia di quello che è successo negli anni 80. Esattamente. Adesso è dal 2010 più o meno che si sta riscoprendo la miscelazione classica, quindi si stanno riscoprendo tutti i vecchi cocktail rivisti in chiave moderna. Quindi quando è nato un po' il concetto di mixology. Sì, esattamente. Ok, perfetto. Perché sì, fino a poco fa, insomma, si pensava soltanto a lanciare le bottiglie, magari lanciarne anche 18, fare un Long Island, Capirosca alla fragola con vodka alla fragola e va bene così, cioè basta che è fresco, Esatto. si bevono tutto. No, Sì, ha vabbè, voglia. oggi sappiamo che ovviamente il concetto del bere responsabile e del bere bene non è quello lì. Com'è stato visto il riniziare a bere dopo il proibizionismo? Cioè, nel senso, dopo questo periodo di stop, c'erano ancora persone diffidenti? C'erano persone che magari hanno riniziato di botto? Le persone, quelle che bevevano prima, hanno ripreso a bere, quelle che erano diffidenti sono rimaste diffidenti. Basti pensare appunto che l'anti-Saloon League esiste ancora adesso, poi come ti Ok, dicevo non puoi girare con una bottiglia di birra in mano, certo, quindi però immagino che in quegli anni sia stata ancora si molto più. portano dietro parecchi strascichi di bigottismo. Ascolta, tu che hai avuto la fortuna di girare il mondo anche grazie al lavoro che fai, che appunto ci dicevi sei stato per anni in America, o sbaglio? Sì, ci ho vissuto per un anno e mezzo circa. Ok, quanto è differente il bar americano, il tipico bar americano, dal tipico bar italiano? Parliamo sempre del mondo dei cocktail. Se tu vai nei bar che fanno miscelazione classica, la differenza ce n'è molto poca. Mentre se vai nei bar high volume o nelle discoteche, cambia completamente. Ok, del tipo? Del tipo si beve tantissima vodka. Ok. Michelin, una delle cose che vendono di più è vodka, succo di gamberi e lime, una schifezza che ho provato una volta per sbaglio, mai più in vita mia. Qualcosa tipo Sea Breeze, se non sbaglio. Sì, più o Dovrebbe meno, chiamarsi così. Certo, qualcosa del genere, ma fa veramente schifo. vabbè, ovviamente immagino, quindi sono da questo punto di vista molto più indietro. Sì, decisamente sì. Poi, naturalmente, Distillato semplice, succo. se tu vai a New York, c'hai una varietà maggiore, c'hai più bar, c'hai molti posti che ti fanno miscelazione classica, però se vai in città un po' più piccole, ci sono certi postacci dove è meglio non bere. Ok, ma per quanto riguarda l'utente finale, si parla sempre del fatto che l'Italia è indietro e non capisce i cocktail particolari. In America c'è la consapevolezza di quello che si beve o si beve soltanto per bere? No, bevono per devastarsi. Ah, quindi sono ancora più indietro di noi. Ok, Sì. quindi questa cosa della cattiva nomea che abbiamo è soltanto appunto un luogo Ma comune. poi abbiamo una cultura, culturalmente noi siamo diversi. Mi è capitato di ordinare un Negroni e c'era gente che non sapeva cosa fosse. Ok.
Gente che voleva assaggiarlo perché non l'aveva mai assaggiato, quindi figurati. Mamma mia, ad oggi penso chiunque abbia almeno sentito, qui in Italia perlomeno abbia perlomeno sentito pronunciare la parola Negroni all'interno di un bar, cioè proprio uno dei più grandi Sì. classici. Ok, allora Luca, noi per oggi anche abbiamo fatto il nostro sporco lavoro. E insomma, per gli argomenti trattati oggi più o meno abbiamo quasi terminato. Se intanto qualcuno vuole fare qualche domanda, noi siamo qua a disposizione. E, ovviamente per oggi ci soffermiamo su quelli che sono magari i periodi storici e sul modo di vedere i bar. Per quanto riguarda distillati, liquori e cose simili, ci sarà sicuramente Luca anche nei prossimi appuntamenti, non domani, non dopodomani, ma faremo altre live in cui parleremo in maniera più specifica dei distillati. Fanno compagnia agli inglesi, sì, anche loro bevono abbastanza male da un certo punto di vista. Che poi anche lì c'è chi beve per bere e chi beve per distruggersi. Sì, ma gli inglesi Intanto, comunque ragazzi, si distruggono di birra. sì, molta, molta, molta birra, ma sai che dipende. Ad esempio, quando lavoravo a Londra, non ti nego che magari la birra sì era molto presente, ma su un totale dei drink magari era il 40%. Mi capitava di fare molti più cocktail piuttosto che versare molte più birre. Ah, sì? Sì, Sì, perlomeno magari poi dipende nella pure da zona dove dove ero io. lavoravi comunque. Io lavoravo a St. Paul, che è il quartiere finanziario di Londra. Ok. Difatti ero probabilmente uno dei pochi barman che aveva il permesso, o meglio, il permesso, la fortuna di lavorare dal lunedì al venerdì. Il sabato e domenica stavo a riposo a casa. Ah, di lusso. Praticamente sì, cosa che Sì. qua in Italia sarebbe un'utopia, perché Sì, cioè, qua escono infatti. tutti per bere il sabato sera. Mentre lì invece il momento di punta era quando gli inglesi staccavano dagli uffici, staccavano dalle zone finanziarie e si precipitavano tutti quanti a fare l'aperitivo, che poi anche lì praticamente sarebbe la loro pausa post lavoro, prima di cena, si fanno il loro aperitivo, si distruggono come le bestie e poi vanno a E poi non dormire. c'erano. Esatto. Eh sì. E quindi sì, lì praticamente dalle 7 all'incirca alle 9 lavoravo come un mostro, proprio quattro braccia insieme a fare drink, Mamma mia. mentre dalle 3 alle 5 proprio nessuno e dalle 8 in poi bar vuoto, sempre nel Sì, scemare delle perché persone. si distruggono prima, quindi poi già alle 8 di sera non ce la fanno più molti. Esatto. E invece poi, essendo libero in tutto il quartiere di sabato e domenica, ci facevano direttamente stare a casa e il posto era chiuso. Allora, vediamo cosa hanno commentato tanti ragazzi. Le cose speriamo che cambiano. Quando sto cercando Cambiano la quando si... proposta del patentino del barman. Speriamo Ok. sì. Questa proposta che mi coglie un po' impreparato. Praticamente vogliono cercare di regolamentare un po' la professione del bartender, sono però niente di ufficiale, giusto proposte che circolano, in maniera tale Ok, da evitare di avere gente completamente impreparata dietro i banconi. sarebbe una buona cosa, anche perché noi vuoi non vuoi siamo a contatto con l'alcol e quindi anche un minimo di coerenza, ovviamente anche di conoscenza, però anche un minimo di competenza ci vuole, no? Sì, soprattutto competenza, perché ad esempio 2 anni fa circa ormai c'è morta una ragazza a Roma, tra l'altro Sì. una ragazza di 16 anni che è allergica, intollerante proprio al lattosio, e Ma io quell'incompetente che aveva di fronte gli ha dato uno shot di Baileys. sapevo che fosse, vabbè, poi anche qua le cose vanno un po', nascono tante leggende. Qui, che siamo un po' più vicini, la versione che è arrivata è che avesse fatto un drink a base di cocco, che comunque il cocco contiene del latte, latte di cocco, quindi lattosio, e comunque questa ragazza purtroppo è in dubbio quello che è successo. Ah, ok. Però sicuramente è una cosa che va. Ci va. Cioè, ci deve fare un attimo ragionare, no? Perché No, comunque, certo. vuoi o non vuoi, abbiamo in mano la vita delle persone. Io lo dico tante volte, ma se ti arriva un cliente celiaco al bar, cosa gli servi da bere? Tutto perché la distillazione ti toglie il glutine. Quindi Sì, puoi fuori andare dubbio. tranquillo. A parte alcuni bourbon che hanno cereali messi in botte durante l'invecchiamento, per il resto puoi andare tranquillo. Fuori di dubbio, però sai, mi è capitato di parlare con tante persone che magari vuoi per
per il fatto della suggestione, o vuoi perché magari fa davvero male, mi ha detto: guarda, a me tutto tranne la vodka perché sono celiaco e mi fa male. Anche spiegando il fatto della disidratazione, dice: sì, lo so, ma mi fa male. Quindi poi ho notato che è molto soggettiva come cosa. Vabbè, gli fa male magari perché è una vodka di qualità medio-bassa e quindi gli fa male per altri motivi, non perché fosse celiaco. Può starci, sì, può starci anche come discorso. Io per non saper né leggere né scrivere, quando vedo un celiaco verso del rum, sta al posto. Vai di canna Se da zucchero nel dubbio. hai celiaco, cosa di primo? Daiquiri. Boh, fatto. Anche la vodka, sì, come ci diceva Luca, giustamente Sì. la distillazione, essendo un filtro, toglie tutto. Però abbiamo detto che magari c'è chi si suggestiona, oppure chi magari, non sappiamo, fa male davvero, però in teoria si potrebbe. Poi colgo l'occasione per sdoganare una credenza diffusa per cui la vodka si possa ottenere solo da cereali o patate. Dal regolamento internazionale la vodka è etanolo distillato al 96% tagliato con acqua. Quindi Quindi la qualsiasi materia cosa. prima non conta, tu puoi fare vodka partendo da qualsiasi base, da canna da zucchero piuttosto che da patate o da cereali, da vino, da quello che vuoi. L'importante è che distilli al 96%. Pensa un po'. Sì, difatti capita anche spesso di vedere in giro vodka particolari, ad esempio mi è capitato di vedere una distillata dal latte, dei fermenti del latte. Quindi ovviamente si torna anche a quello che stavi dicendo. Ci arrivano Sì. commenti in cui dicono: comunque nella ristorazione il cliente deve sempre dire se sono allergici. Questo è vero perché noi Sì. comunque non leggiamo nel pensiero, quindi non, se tu sei allergico io ahimè non lo so se non me lo dici. E mi permetto di aggiungere, a mio avviso, anche il cliente allergico con una problematica dovrebbe essere ancora più Dovrebbe dirlo, consapevole. certo. Ancora più consapevole della persona che ha di fronte e sapere lui stesso cosa può bere, cosa può be cosa non può bere, cosa può mangiare e cosa non può mangiare, proprio per un discorso di salute personale. Però, se non ci trovassimo di fronte a una persona del genere, comunque dobbiamo essere noi in primis preparati e sapere cosa possiamo servire. Sì, banalmente, se io fossi allergico alle olive non ti ordinerei un martino, ti direi sì, però sono allergico all'oliva, non me la mettere. Esattamente, esattamente, cosa che purtroppo spesso non accade. Oh my, distillata vodka dell'ananas. Non Quindi la vedi, conosco questa vodka. ce ne sono molte. A prescindere, da minorenne non avrebbe dovuto bere. Se 16 Esatto. anni, 16 anni si inizia a bere, se non sbaglio, all'età legale per iniziare a bere. Poi anche qui mi permetto di aggiungere che sta sempre molto alla coscienza delle persone, alle coscienze del barman, capire chi magari può e chi non può. Ad esempio, mi è successo tante volte di vedere ragazzi di piccolini, perché poi quando stai lavorando non ti capita spesso di chiedere la carta d'identità, no? Però li guardi in faccia, gli squadri più o meno hanno 17 anni e ti chiedono due negroni. Io sinceramente non glieli preparo. Dico: guarda, ti faccio due gin tonic un po' scarichi, stasera vai così. Purtroppo Sì. ci sono alcuni colleghi che questa cosa non la fanno, sono molto incoscienti, magari vedono qualcuno già abbastanza avanti, lo continuano a far bere e succedono episodi che tutti sappiamo. Infatti. Cosa mi sapete dire riguardo alle certificazioni della Tito's Vodka che dicono essere senza glutine? Appunto, come detto prima, la distillazione ti toglie il glutine, quindi non ce l'hai. Va bene Ok. scriverlo gluten free perché fa figo, però. Oppure, come ci diceva Luca, sì, intanto mi stavo confondendo con le parole perché leggevo, come ci diceva Luca, ovviamente ha appena spiegato che tutte quante le vodka possono essere prodotte da qualsiasi cosa, quindi non soltanto dai cereali. Quindi se produci una vodka dal brandy, ad esempio, parti da un brandy, lo tagli con acqua, Sì. ovviamente non Non troverai neanche una traccia di glutine. c'hai uva. Sono tutte le vodka, se tutte le vodka sono senza glutine a prescindere, proprio per questo motivo, per Appunto, un motivo di marketing. per un motivo di marketing, perché scrivere gluten free adesso fa figo, quindi ce lo scrivono. Come Magari i biscotti, sì, ci quando scrivi dicono. gluten free e la vendi 10 euro in più, Esatto. la gente Adesso non lo sa. va di moda a dire che i biscotti sono senza solfiti. Senza solfiti, Sì. perché non sai vino. Non ci sono mai stati solfiti nei biscotti. Mamma mia. Spesso, ecco, sono piccoli giochetti di marketing, uno si porta a dire, cioè è una banalità, però è proprio su questo che fa leva il marketing. Cioè, Sì, se infatti. questi biscotti sono senza solfiti, la parte nascosta che il tuo cervello elabora da solo dice: allora gli altri biscotti ce l'hanno, ma in realtà non è così.
È solo roba commerciale, insomma, sì, praticamente sì. Sì, esatto. Come i vegani quando ti chiamano vegan, quando ti dicono che la pasta e fagioli è vegana, grazie al cazzo. Esattamente. No, ce ne sono di queste strategie di marketing. Ascolta, il mondo dell'alcol, allora, al di là di questi esempi che abbiamo fatto, quanto ne risente? Cioè, quante ce ne sono di queste bufalette, tra virgolette? Posso fare una domanda? Sì, intanto inizio a scrivere, Massimiliano. Quante Sì, bufale ce ne scrivi. sono? Quante bufale ci sono da questo punto di vista? Cioè, quante cose sono pubblicizzate per non bere? Ma guarda, ce ne sono tantissime, come dicevamo ieri, ad esempio, quelli che dicono che prendono i produttori di grappa, specialmente o di determinati prodotti, che dicono che prendono solamente il corpo della distillazione. Quando, se Vabbè, avete abbiamo seguito visto le ieri. dirette di ieri, ve l'ho spiegato che la testa contiene il metanolo e le code contengono tutti gli alcol pesanti che poi fanno male, quindi devi tagliare per forza testa e code. Senti, invece la domanda che volevo farti, che magari tutti quanti volevamo fare, però non ci viene in mente, è: ma questi prodotti premium che sono nati da 5 anni a questa parte all'incirca, esattamente quando è che un prodotto si definisce premium e quando no? Cioè, c'è un modo per dare la parola premium a un prodotto? C'è una tipologia? Dipende da quanto spendi in marketing, semplicemente. Ok, benissimo, anche lì, perché poi ci sono casi in cui, ad esempio, come commentavamo l'altra volta anche con i nostri amici Jacopo e Lorenzo, in cui magari il gin, o scusami, il whisky dell'Eurospin è arrivato ottavo al mondiale, se non sbaglio, Sì, al campionato mondiale. il blended della Lidl per la categoria 7 anni è arrivato, si è classificato tra i primi 5, se non sbaglio, tra i primi Pensa un 5 po'. blended della sua categoria. Quindi spesso e volentieri è anche un discorso di puramente di marketing. Sì, Intanto è arrivata esatto. anche la domanda di Massimiliano che ci dice: siete d'accordo nel dire che il gin essenzialmente è una vodka alle bacche di Ginevro? Non so se capite No. cosa intendo. Non so se c'è Jacopo ancora connesso, nel caso di rispondere, ti farei rispondere da lui. Sì, vabbè, che è esperto di gin, quindi ti risponderebbe Sì, lui. comunque per Però me sì. è un ni. È un ni. È un ni. Sì, magari più. Forse come dicevi tu giustamente ieri, il Genever è più una vodka alle bacche di Ginevra, in quanto veniva distillata proprio la bacca. Ad oggi sì, è Sì, aromatizzata, però magari sono anche altre cose. Ci metti qualcosa in più, però la base deve essere Ginevra. Sì, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi dipende anche dal gin, eh. Ovviamente oggi siamo nell'epoca del gin e ce ne sono 7 miliardi, ogni giorno escono 5 bottiglie diverse, ognuna aromatizzata alle cose più improbabili. Sono tutti Se andiamo a premium, prendere. tra l'altro. Esatto, non fanno più gin di merda, solo gin premium No, da oggi in solo poi. gin premium. È rimasto solo il Gordon a difendere la categoria dei gin di merda. Che poi Gordon è molto sottovalutato, ma Alexander Gordon poi sappiamo che è stato uno dei primi ad aprire le distillerie Sì. Sì, con metodo London Dry, quindi anche sul infatti. Gordon lo potremmo definire premium. Magari proprio quelli tipo il Butterfly, il Bosford, quelli magari sono proprio quelli davvero scarsi. Comunque, ragazzi, noi ci siamo Va divertiti bene. anche per oggi, abbiamo lasciato tutte le informazioni che potevamo e ci vediamo nei. Do you guys watch Money Heist? Sarebbe? Non so cosa sia. Money Heist, già si parla di soldi? No, non credo. No, non abbiamo soldi. Mi dispiace, ma non possiamo farti la carità. Comunque, dicevamo, non, al di là di questo, stavo dicendo, stavo salutando. Anche sì, per oggi noi eravamo ai abbiamo terminato. semifinali. Sì, anche per oggi noi abbiamo terminato e ci fa molto piacere che, insomma, ci avete ascoltato e ci avete fatto le domande. Comunque voglio sempre sapere la vostra opinione, quindi scrivete anche in direct sia a me che a Luca, ci fate sapere cosa ne pensate, oppure magari quali sono gli argomenti che vorreste toccare nelle prossime live e via dicendo. Vi invito a rimanere sempre connessi perché anche domani, anche dopodomani ci saranno lezioni, domani non con Luca, dopodomani nemmeno, ma prima o poi ci vedremo di nuovo. Tornerò come E l'influenza. come? Tornerò come l'influenza. Tornerai, sì, non come l'influenza, perché sennò sembra brutto, specie di sto periodo. Do you guys watch Brothers? Guarda, Mattia, in questo periodo l'hanno messo anche gratuito. Tu sei in Spagna, ma Pornhub, non lo sai. capito, mi sa. Esatto, tu sei in Spagna ma non lo sai, ma tutti i cittadini italiani, praticamente se ti colleghi da un server italiano, hai Pornhub gratuito, perché Pornhub ha deciso di dare questa parte di sostentamento.